Paola Brunetta, responsabile scientifica del progetto Finestre sul Mondo. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo qui per parlare del vostro nuovo progetto che tu hai coordinato, un documentario. Ce ne parli? Sì, allora il progetto è Finestre sul Mondo, Laboratorio Cinema Territorio, che è un progetto CIPS, Cinema Immagini per la Scuola, che abbiamo realizzato in rete. Eravamo quattro istituti, Mazzotti, Palladio, Da Vinci e Alberini, durante tutto l'anno diciamo solare 2023. Nella prima fase abbiamo realizzato un cortometraggio di finzione, Paura Fuori, che è passato sempre all'Edra Film Festival lo scorso anno, e quest'anno siamo sempre all'Edra Film Festival fuori concorso per il secondo prodotto del progetto, che è appunto questo documentario di cui parlava Alvise, che si intitola Il Villaggio, appunti sul quartiere di San Liberale, Treviso, che è una cosa un po' particolare, praticamente un po' un ritratto, se vogliamo, del quartiere di San Liberale, un quartiere periferico che oggi ha anche delle problematicità, certo, che abbiamo cercato di guardare per tutte le potenzialità che al contrario ha e mostra, ed è un quartiere che tra l'altro ha una storia interessantissima. È nato per ospitare gli sfollati del bombardamento di Treviso della Seconda Guerra Mondiale, quindi un prodotto cinematografico con una valenza anche politico-sociale, assolutamente, se vogliamo. Sì, assolutamente sì. Tra l'altro poi ha anche un interesse oltre che storico e sociale, appunto architettonico, perché è stato progettato dall'architetto Ridolfi nel 58, poi ha cominciato ad essere abitato negli anni 60. E noi abbiamo parlato con tantissime persone. Tra l'altro l'idea ce l'ha data un musicista e fotografo, che è Giancarlo Rado, e che insieme a Giovanni De Roia, che è l'insegnante che ha coordinato il gruppo dei ragazzi e ha curato il montaggio finale del documentario, abbiamo appunto intervistato tantissime persone che hanno, sia che abitano adesso in quel quartiere, sia che lo hanno abitato negli anni 60-70, e abbiamo trovato che c'è proprio un senso di appartenenza fortissimo a quel quartiere, pur appunto magari con le problematicità che oggi possono esserci. Addirittura il barbiere, faccio solo un esempio, è andato in pensione, qui continua a tenere aperto il suo negozio, e persone che erano, come dire, ragazzi di San Liberale degli anni 70-80, che abitano adesso altrove, vanno lì a tagliarsi i capelli, per dire, no? Cioè, certo. Abbiamo proprio riscontrato questo. Per realizzare un documentario di queste proporzioni, quanto tempo, energia, organizzazione, risorse servono? Allora, noi ci abbiamo lavorato per tutto l'autunno del 2023, le riprese in sé sono state solo 3 giorni, però le avevamo ben preparate, con i ragazzi ovviamente, perché al di là dell'idea poi tutto il resto è stato fatto da loro. Abbiamo pensato a un piano di lavorazione, c'è stata ovviamente la parte organizzativa, e poi dopo le riprese, che erano un po', come dire, già organizzate rispetto alle persone, però sono state anche un po' libere, perché magari stando sul posto incontravamo qualcun altro e sentivamo anche quello che aveva da dire, e abbiamo intervistato vecchi e giovani, persone insomma anche proprio diverse l'una dall'altra, gente che abita ancora, gente che non abita più lì, eccetera. E dopo c'è stata tutta la fase della post-produzione con il montaggio, il primo montaggio fatto dai ragazzi e poi concluso dal professor De Roia, Giovanni De Roia del Palladio. Complimenti Paola, a tutta la tua squadra, e grazie. Grazie a voi.